Incontro conclusivo e presentazione della seconda edizione del progetto svolto dalla Federazione Italiana dei Medici per il contrasto all'obesità, illustrati nel corso di una conferenza stampa nella sede del Comune di Napoli i risultati del lavoro svolto nelle scuole quarto circolo didattico Maria Cristina di Savoia, ottavo circolo didattico Mameli Zuppetta, ventiduesimo circolo didattico Amario, novantunesimo circolo didattico Zanfagna, IC Moscati, Ristori e Savio Alfieri. Il progetto, che ha coinvolto non solo i bambini ma anche le mamme e le maestre, e si è posto l'obiettivo di migliorare attraverso la proposta di un corretto messaggio nutrizionale le abitudini alimentari dei bambini e di far pervenire le stesse indicazioni a genitori e insegnanti, perché in sinergia con il pediatra di famiglia il messaggio di educazione alimentare venga rafforzato. Tra i presenti l'assessore alla scuola Anna Maria Palmieri. Lo scopo è quindi anche ottenere un'educazione indiretta che vada tanto sulle tematiche ecologiche quanto sulle tematiche della salute e dell'ambiente dai bambini ai loro genitori, perché certo un bambino non nasce obeso, lo diventa per cattive prassi che vengono innescate nella famiglia. Quindi se il bambino è consapevole, il bambino non soltanto migliora le proprie condizioni di vita e acquista anche una maggiore sicurezza in se stesso, ma naturalmente può veicolare questa cosa presso la famiglia. Dai sondaggi l'anno scorso la FIMP ha tirato fuori una ricerca estremamente interessante, perché tra l'altro i dati che raccogli sono dati che alla comunità scientifica servono, e dato che nella scuola ci si occupa di far star bene i bambini da tutti i punti di vista, e nella scuola c'è la ristorazione scolastica, nella scuola si possono condurre questi discorsi a 360 gradi, sia sotto l'aspetto dell'educazione che delle prassi, che è poi molto importante. Grazie.